Gone on you with the pick and roll. Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Siamo qui oggi, come avete visto dal titolo, per un video che non ho mai fatto qui sul canale, però dopo svariati anni di carriera, dopo svariati anni di archetipi, dopo svariati anni di video visti, analisi e cose altre, penso di poter portare anche il mio punto di vista sulle migliori build da creare. Siamo nella prima settimana di gioco, quindi ancora non abbiamo esplorato tutti i meandri del gioco, non sono ancora state fatte tante patch che potrebbero rovinarlo, peggiorarlo, ma in linea di massima modificare poi il gioco e magari rendere qualche aspetto più favorevole di qualcos'altro. Però vi porto due build per ogni ruolo che secondo me sono, non dico overpowered, ma sono molto buone. Ovviamente quasi tutte le build sono buone, a seconda di quello che dovete fare. Io vi sto dicendo quelle che possono essere buone per qualsiasi cosa, ecco, diciamo così. Vi sto mostrando qui l'ala piccola, perché l'ala piccola, avendo fatto nella carriera l'ala piccola, sono già più studiato su questo ruolo qua, perché appunto ho già visto svariate cose. E difatti la prima build che vi consiglierò è quella che ho fatto io, quella che ho fatto alla Miracle, quella che fanno tante persone in giro per il mondo che fanno video, non a caso, perché sembrerebbe effettivamente essere quella più micidiale, perché con questa creazione di tiro da tre punti, a parte i cartellini che come potete vedere già da voi sono micidiali, con 7 argenti e 6 bronzi, eccoli qua, stoppate il video in caso se volete vederveli tutti, non sono qui per leggervi. Questi sono i tetti e capite anche voi che avere un 90 di tiro dalla media e 80 di tiro da 3, più anche un buon 87 di sottomano, sottomano in entrata, schiacciata da ferma non altissima, comunque 75. Capite che è una build coi contro. Per le ali piccole io vi consiglio, anche perché secondo me è la cosa più bilanciata da fare, il 6.9 come altezza. Essendo questo un giocatore che più di tanto deve penetrare, sì, ma non troppo, vi consiglio di abbassare il peso sotto i 220, diciamo, ecco, che vi dà un piccolo boost in rapidità laterale e accelerazione. Io ho fatto 2.15, quindi vi lascio 2.15. E per l'apertura alare vedete un po' voi, ma sappiate che più la accorciate, più ovviamente aumenta la possibilità di tirare meglio da 3 non contrastato. Quindi anche qui bisogna vedere. Io l'ho accorciata di 2 punti, se non sbaglio, o di 1. Secondo me questi due qui, o 1 o 2 più corti, sono i migliori per questa build. L'altra build che vi consiglio di fare, ed è un po' insolita, è questa qui. Passaggio e gestione doppio. Pure, come si direbbe in America, playmaker praticamente. Point forward sarebbe il Giannis. No, non è vero. Gran passatore il Ben Simmons praticamente. Gran passatore lanciatore, passatore Lob City, passatore e contropiedista Hall of Fame. Allora, lanciatore e contropiedista non sono fantastici, però comunque sono 5 cartellini Hall of Fame. Avete maestro del pick and roll e spezzacaviglie oro, questi sono dei signori cartellini da avere oro. E poi tutto il resto, non tantissimi cartellini è vero, però comunque, pur essendo passaggio e gestione, il tiro da 3 è 74, onesto, e controllo palla ovviamente altissimo, la visione di passaggio è 99 e il tiro da 3 è anche 74 e 71, non è per niente male. Anche il verticale sopra il 70, velocità 84 che la potete far aumentare fino a 85, e questo bisogna fare per lo speed boost, no? Il classico che si ha sopra l'85. E qui scendiamo ancora di più, perché non essendo uno che deve fare grandi cose nel senso di penetrare e schiacciare, visto che non ha troppe possibilità, si può tranquillamente scendere, non dico fino al minimo di 190, però penso che un 200 possa anche andare bene. Qui la scelta è un po' difficile, perché non sapendo tirare potrebbe venirti da mettere l'apertura a braccia al minimo in modo da migliorare perlomeno il tiro dalla media, tiro da 3, però anche aumentandola invece al massimo abbiamo recupero, stoppata, no, però forse controllo palla qui è meglio tenere qua una via di mezzo, forse io aumenterei di uno, ma qua non voglio spingermi, forse secondo me la cosa migliore è tenere la via di mezzo e avere tutti i valori come avete detto prima. E secondo me questa build qua, per poi giocare praticamente playmaker soprattutto al parco, il Pro AM, è un playmaker di 2.05, che è qualcosa di ovviamente rottissimo all'interno del gioco. Magari forse per la carriera un pelo meno adatto, però questo al parco, il Pro AM, secondo me è una build che sottovalutata ma è bestiale.
Passando adesso al ruolo di playmaker, cominciamo con l'ordine. Qui ho cercato un po', ho guardato un po' le statistiche e le cose. Secondo me la miglior build per il playmaker è passaggio e gestione che azione di tiro. Passaggio e gestione, ovviamente, playmaker, bene o male, ci deve essere. E creazione di tiro vi permette di aumentare, sfruttare ancora di più il vostro ankle breaker per poi tirare in step back, euro step, giro e tiro, tutte queste cose qui. Avete 5 cartelline no fame, gran passatore, maestro pick and roll, passatore lob city, passatore, contropiedista con soprattutto spezzacaviglie e lanciatore, vabbè, quello così così, oro, spezzacaviglie, oro, tanta roba. Avete anche qualche cartellino per i tiri come tiri difficili. Signori, controllo palla 93, velocità con la palla 89, visione passaggio e precisione passaggi 91, sei praticamente un mostro con accelerazione e velocità 87 e 93. Capite che comunque verticale 76 non è pochissimo. Poi qui bisogna andare a cercare di migliorare il più possibile il tiro, perché è quello che un po' manca a questa build, quindi cercare di aumentare in tutti i modi quella cosa lì. Quindi potete andare tranquillamente sulle 195 libbre, che non è un problema, anche se vi leva qualcosa in velocità con la palla, avete invece comunque 93 invece che 94, va benissimo lo stesso. Questa invece è la cosa più importante per questa build e qui invece vi consiglio sì di un po' diminuire l'apertura alare. Secondo me basta questo e siete perfetti. La seconda build è questa qui. Questa ha qualche pecca secondo me perché sono i 0 cartellini Hall of Fame, è una pecca importante se si vuole giocare comunque a livelli pseudo seri, diciamo. Però tiro da 3, passaggio e gestione secondo me per un playmaker è sempre ottima da sempre, soprattutto quest'anno che non vi dà cartellino Hall of Fame, ma sono le statistiche a ripagarvi in questa build, perché 91 di tiro smarcato dalla media, 86 contestato, 88 di tiro dalla media, tiro da 3 smarcato 91, tiro da 3 contestato 87, tiro movimento 86, col controllo di palla 84 che c'è da cercare di portarlo a 85 per avere le mosse fighe. Velocità 86, quindi speed boost. Ragazzi, questa qui vi tolgono i cartellini, ma c'è un motivo se vi tolgono i cartellini, perché le statistiche di questa build sono fenomenali. L'unica precisazione che mi sento di farvi qui dell'apertura delle braccia per questa build, avendo tiro da 3 nell'archetipo primario, o insomma, avendo tiro da 3 come archetipo, non potete eccedere per avere il controllo palla. Quindi qua, forse, a dire la verità, è talmente bilanciata questa build con le statistiche che va benissimo tenere così. Avete il vostro 85 di velocità, 86 addirittura di velocità. Passando alle guardie, sarò forse ripetitivo, però questa build qua, ragazzi, cioè io posso anche inventare le cose, però ve lo vedete da soli. Specialista dall'angolo, micidiale da lontano, realizzatore micidiale, prende e tira, Hall of Fame, portata illimitata, tiri difficili, micidiale da media e assist ai tiri liberi, che vabbè, potrebbe anche essere utile come cartellini oro. Più tutto il resto, cioè spezzacaviglie abbiamo anche come bronzo che è sempre utile. Guardate voi i tetti per una guardia, cioè è molto simile all'altra, lo so, ma questa è qualcosa comunque di fenomenale, considerando che la velocità è comunque 80 e potete aumentarla riducendo un po' il peso e l'altezza, volendo, anche se questo io ve lo consiglio di farlo piuttosto alto nella norma, non piccolissimo, ecco, perché sennò tirare che l'opzione per questo giocatore diventa un problema. Quindi questa è la prima build, poi potete tenere tutto base che va già benissimo così. E per la guardia, sinceramente, se volete divertirvi al parco, se volete fare una carriera in cui veramente distruggete tutti i ferri in cui passate, questa non la butterei via. Certo, è un po' più limitata delle altre perché con questa non si tira, ragazzi. 71 di tiro da smarcato alla media vuol dire che lo segni, ma sporadicamente. 63, 62 tiro da 3, non ci siamo. Però con questo, finalizzatore lob city, posterizzatore, acrobata, campanaro, finalizzatore implacabile, contropiedista, c'è da divertirsi, ecco. Non sarà competitiva, ma secondo me questa è comunque una gran build per divertirsi, fare le schiacciate a livelli veramente cosmici, perché dovrebbe avere tipo 94 di verticale, 95 di velocità, quindi speed boost a tutta, un modo o l'altro lo trovate per andare dentro anche senza la blow by animation. Con questa build vi faccio vedere anche il peso, perché secondo me qua invece sì che vi consiglio di andare ancora più su, perché perdete di verticale, perdete magari di
velocità, queste cose qui, ma ne avete talmente tanta che più di tanto non vi serve. Non esageriamo, io sul 6.6 starei. Altra cosa particolare sempre in questa build, per avere un controllo di palla migliore e mettendovi l'anima in pace che con questa build non volete tirare, che è una scelta che magari a certi non può piacere, ma è una scelta anche questa, vi consiglio di diminuire un po' l'ampiezza dell'apertura delle braccia in modo da aumentare il controllo palla, che vi aiuta a battere l'uomo, no? Per superare l'80, appunto, che è comunque importante. E con questa non sarà competitiva per la 2K League, ma anche chi se ne frega, ma sicuramente vi divertite a schiacciare in faccia a tutti. Passando adesso ai lunghi, signori, abbiamo l'ala grande e per l'ala grande si possono fare tante cose. Qui entriamo in una categoria in cui tutte le build vanno bene, veramente, perché dipende da cosa si vuole fare con il proprio giocatore. Io mi sento di consigliarvi questa qui, ovvero entrata e conclusione e creazione di tiro, che è un lungo esterno, praticamente, di quelli che vanno di moda adesso, e vi consiglio di farlo molto leggero. È molto alto, non eccessivamente alto, ma alto. Non rimpicciolirlo questo qui, perché poi si perde in altezza. È un lungo finto, nel senso che non si vanno a prendere rimbalzi, si va a schiacciare, si va dentro, si va a tirare da 3, no, ovviamente, ma dalla media, con un'apertura di braccia leggermente ridotta, si tira dalla media con un 70 plus che è decente. Avete questi cartellini qui, ovvero finizzatore Lob City, campanaro, finizzatore implacabile, soprattutto l'ultimo direi, è tanta roba. E sono quelli oro anche molto belli come posterizzatore, pick and roller. Avete i cartellini di tiro a argento, che non sarà spettacolare, ma per un'ala grande è comunque buono. Le statistiche le vedete anche voi, sono molto buone. Quello che la rende particolare è la velocità di quasi 80, se riducete di molto il peso diventa anche 80. Con un verticale 80 a un'ala grande sfuggite, credetemi, a tutte le alle altre ale grandi. Forse Anthony Davis vi sta dietro, ecco, l'idea è quella, senza il tiro da 3 di Anthony Davis, perché non si possono creare. D'altro canto, non è forse la build fantastica che a tutti viene in mente, però realizzatore in post difesa per un'ala grande, tutt'altra roba da quella di prima, e una bella build. Guardate anche le statistiche, soprattutto nella parte bassa. I cartellini sono spaccaosse e muro di mattoni, soprattutto spaccaosse e buono Hall of Fame. E poi tiri difficili, però attenzione a oro. Finizzatore implacabile, ancora più importante, virata in post importante, drop step per tutti quelli lì. E poi 17 cartellini argento, che alcuni utili, alcuni no, però la mole di cartellini è importante. Bilancia sicuramente il fatto che con questa build non si tira da fuori, però per una grande ci sta. Questa invece la si può fare, a differenza di quella di prima, bella corpulenta, no? Bella cicciotta che lì sotto deve dominare. Si prendono un sacco di rimbalzi, si fanno grandi stoppate. Vedete, fade in post, gancio in post, controllo in post, controllo, taglia fuori, sottomano da fermo. Tutti sul 80 e qualcuno anche 90, quindi si domina sotto canestro con questa. Non prendetela come un dogma questa qui, perché sinceramente per l'ala grande è un ruolo molto difficile che non è mio, non ci ho mai giocato con un'ala grande, quindi ritengo che questa sia una buona build, ma per questa abbiate un attimo di riguardo. Nelle altre mi fido a consigliarvele. Passando all'ultimo ruolo del centro, qui parlo per esperienza anche dell'anno scorso. La mia build l'anno scorso era realizzatore del post, entrata in conclusione, e mi sento assolutamente di consigliarvela anche quest'anno, con un pelino in più di riguardo, perché l'anno scorso le animazioni del post erano molto più overpower rispetto a quest'anno. Quindi questa sì, ma non troppo, a dire la verità. Però le statistiche sono rimaste buone, quindi continuo a consigliarvela, e questo vi conviene farlo bello. Non sarà la velocità il vostro forte, però vi buttate dentro a tutta senza nessun tipo di problemi. Qui per lo stesso discorso dell'ala grande potete fare un centro, entrata in conclusione, entrata in conclusione, ma secondo me col centro è più difficile, perché trovando dei centri forti, magari glass cleaner, ovvero difensore, difensore o rimbalzi, difesa, queste cose qui, sarà più difficile che l'ale grandi. L'ale grandi tendenzialmente nei giochi ormai tendono ad essere degli esterni, quindi se il vostro è più esterno degli altri esterni, che capite il senso, è molto più potente quella build là da ala grande che da centro. E a dire la verità, da centro le ho viste e riviste tante volte, anche adesso le sto rivedendo ancora. Tutte le build hanno un senso, sono sincero. Se dovessi consigliarvi una, è questa qui, ma anche qui mi metto delle riserve perché non ho mai provato un giocatore di questo tipo.
Le statistiche sono buone, sì, ma c'è qualche lacuna in tutte le build. Non vedo una build overpowered. Penso che però quest'anno, se volete divertirvi, magari non a segnare, ma a stoppare, a difendere, a bloccare tutto, sia in campetto, sia nella carriera, sia al coso, rimbalzi difesa o difesa rimbalzi possono essere le vostre, con un'apertura alare enorme. Tanto non dovete tirare, potete bloccare qualsiasi cosa e anche quello è un divertimento. A me non piace, però posso capire che molti di voi lo potrebbero utilizzare. E insomma, ragazzi, eccole qui le build che vi ho consigliato. So che qualcuno di voi avrà da ridire. Fatemi sapere se qualcuno di voi ha cambiato la build per provare una di queste qui, come vi siete trovati. Consigliatemi qualche altra build nuova che secondo voi è overpower, io non l'ho menzionata. Sono pareri personali, quindi ci sta che qualcosa sia sbagliato, ma a vedere dalle cifre, a vedere dal gameplay e a vedere da qualche prova mia che ho fatto con i vari giocatori, secondo me queste qua sono le migliori. Spero di esservi stato di aiuto, ragazzi. Lasciate un bel mi piace se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E ci vediamo domani con un nuovo video. Bella!